Si è tenuta a Perugia la cerimonia di donazione da parte di PAC 2000 a Conad di una nuova ambulanza per il trasporto neonatale all'azienda ospedaliera di Perugia. Dotato di caratteristiche tecniche particolari per il trasferimento di neonati critici, tra cui una barella ammortizzata per il trasporto in totale sicurezza del paziente in culla, e strumentazioni all'avanguardia che permettono una facile gestione durante il tragitto. Il mezzo sarà messo a disposizione del servizio trasporto emergenza neonatale e andrà ad implementare il parco ambulanze della centrale regionale del 118. Nato nel 2018 e gestito interamente dalla struttura complessa neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'azienda ospedaliera di Perugia diretta dalla dottoressa Stefania Troiani, il servizio risponde alle emergenze neonatali non prevedibili e provvede, grazie a equip di soccorso specializzate, composte da medici neonatologi e infermieri pediatrici esperti, al trasferimento rapido, sicuro e delicato dei pazienti critici. La donazione, effettuata da PAC 2000 a Conad attraverso la Fondazione Conad ETS, si inserisce nel programma di assistenza sartoriale al neonato garantita dall'azienda ospedaliera, che offre quotidianamente cura e gestione delle criticità a cui sono esposti i bambini nei primi 28 giorni di vita. Allora, la sanità in Umbria funziona. È evidente che stiamo facendo un percorso di riorganizzazione molto molto importante. Quella di oggi è una giornata straordinaria perché grazie a Conad abbiamo ricevuto un'ambulanza per trasporto pediatrico per le emergenze di una rete che stiamo costruendo e che vede nell'azienda ospedaliera di Perugia lab per tutta la regione con professionisti di altissima qualità e di altissimo livello che possono affrontare e trattare bambini neonati e in questo momento attraverso questa ambulanza lo possono fare in totale sicurezza. Noi abbiamo la fortuna di avere dei professionisti sicuramente molto qualificati e quindi questo percorso continua e devo dire che si accompagnerà a breve anche alla realizzazione di alcuni interventi all'interno della struttura dell'ospedale di Perugia che possano ampliare ancora di più questa prendersi cura dal neonato e nel percorso di vita proprio del bambino, perché la pediatria è sicuramente una risposta molto molto importante. Sì, il servizio di trasporto neonatale è uno dei cardini di un sistema di emergenza urgenza di alta specialità, di alta complessità. È uno dei fiori agli occhielli di tutto il sistema. I nostri professionisti sono professionisti iper specializzati, ma quando parlo di professionisti parlo dagli autisti al primario del servizio, iper specializzati nella cura, nella presa in carico dei bambini che hanno bisogno del servizio neonatale. La donazione di oggi chiude il cerchio e fornisce un mezzo, anche questo iper specializzato, iper tecnologico, che limita i disturbi di un trasporto in un bimbo neonato che ha bisogno di un servizio di emergenza urgenza. Quindi oggi è veramente una grandissima soddisfazione di permettere a professionisti di avere anche un mezzo e tecnologia adeguata per svolgere correttamente il loro mestiere. Si completa con quello che è stato inaugurato qualche giorno fa, che è l'elicottero, quindi quello che trasporta il Natale ha i due mezzi adeguati e idonei all'avanguardia per erogare correttamente e nella massima rapidità e sicurezza quello che è il bisogno del trasporto neonatale. Non è una grande donazione, è un piacere aver fatto una donazione che è rivolta a un fine socialmente molto utile. Noi siamo una parte della nostra società dove viviamo e in qualche maniera diamo un contributo a pillole, in qualche maniera a questa comunità, ecco, attraverso varie manifestazioni, varie attività che avvengono continuamente nel territorio. In Perugia Umbria Jazz, piuttosto che la Grifonissima, piuttosto che nello sport e nella scuola dove noi scriviamo, in particolare per i bambini, noi siamo molto rivolti all'area bambini e questa volta abbiamo fatto una bella donazione, siamo orgogliosi di averle fatte perché la finalità è veramente una finalità che meritava un grande impegno da parte nostra. Sono i fratelli, riempili dello Spirito Santo e adempino con cuore i loro propositi, soccorri i fratelli e le loro necessità.
benedici questa ambulanza che inauguriamo oggi.